gradito. Allora, sei andato all'industria di infissi? Stamattina, vedi? Mio cugino mi ha dato la giacchetta per far bella figura, la presenza è importante. Infatti. Però niente, anche oggi nulla. Eppure non è che ho detto qualcosa giusto per farmi rispettare. Qualche regola, qualche paletto l'ho messo e mi hanno guardato così, hanno alzato le braccia. Boh. Ieri ho mandato pure gli studi medici associati. Certo, sono andato. Io proprio addirittura quelli sono messi proprio a ridere. Cioè io, non è che ho detto chissà che cosa. Ho detto giusto due o tre condizioni, che poi sono cose che negli altri lavori proprio è il minimo che. E all'altro giorno che ti ho mandato al portierato per quel condominio? Dialogo zero. Zero. Cioè, non è perché io dico la mia, io faccio quello che vuoi, però almeno la mia la posso dire, o no? Fratello caro, mettimi nelle condizioni di aiutarti. Cioè, ma che lavoro vuoi? Io voglio chissà che cosa, voglio lavorare, però alcune condizioni, per esempio, il fatto è importante che io non debba avere orari di entrata e di uscita. È già una cosa. Per esempio, poi sei titolare, ogni tanto invita a pranzo, meglio ancora a cena. Magari fai tardi, un invito a dormire a casa da su ci può stare pure. Titolare la casa ci sta. E tu pensi che questo lavoro esiste? Certo che esiste. Mia moglie ce l'ha. Uguale proprio. Sai quante serate a cena, fuori? Rimango a dormire, tardi, l'ora, giustamente, titolare di un signore. Sono delle fortune, guarda. Scommetto che lo stipendio è buono. Ottimo, ottimo. Certe volte più di più. Allora esiste questo lavoro? Certo che esiste, l'ho detto.